care donne, amatevi e armatevi. Di forbici per tagliare i fili. Che vi legano alle persone. Che vi fanno del male. Lasciatevi amare. Solo da chi questo verbo lo sa coniugare. Basta scuse, basta rimandare. Basta stare ad aspettare, basta dire che magari lo può cambiare. Basta dare ultimatum che tanto non sapete e non volete rispettare. Basta dire che in fondo mi vuole bene. Basta sopportare. Basta darsi le colpe e nascondere le prove. Un'altra bellissima giornata con una testimonianza forte da parte delle nostre scuole di ogni ordine e grado, ragazze ma soprattutto ragazzi che hanno letto poesie, hanno dedicato brani e si sono impegnati a cambiare la cultura che purtroppo crea violenza sulle donne. È un'altra tappa di un percorso molto intenso e significativo che le nostre assessore, le nostre consiglieri comunali, che cinque donne straordinarie che in questo momento stanno portando avanti insieme a 10 comuni un progetto che si chiama Percorsi in Rete e che fondamentalmente tende a voler mettere insieme un territorio omogeneo per contrastare ogni forma di violenza di genere e per fare soprattutto della diversità una ricchezza e un modello sul quale costruire delle città d'amore, di benessere ma soprattutto di gioia, di rispetto e di forza. Buongiorno, oggi abbiamo partecipato a questa bellissima manifestazione organizzata dal sindaco di Portici, dove hanno veramente partecipato emotivamente tutte le scuole e le figlie della dolcissima Teresa Buonocore, che non dimenticheremo mai in questa comunità per la gravità del fatto che l'ha colpita. Ancora una volta sono le donne ad essere le protagoniste di un fatto veramente agghiacciante, perché non è consentito ancora oggi assistere a momenti così gravi che colpiscono le ragazze, le donne in generale. Però purtroppo noi non finiremo mai con la legalità e con la sensibilizzazione di tutta il giovani in particolar modo a cercare di fermare questi fenomeni che proprio diventano sempre più massicci e sconcertanti in una società civile. Sono assolutamente felice di partecipare a questa manifestazione. Io penso che bisogna dire basta alle indignazioni, alle condanne del momento, ma la cosa essenziale è che se vogliamo combattere davvero questo fenomeno c'è bisogno di un cambiamento culturale e il cambiamento culturale non può che avvenire tra i banchi di scuola. Per questo io sono qui, per questo è qui la mia scuola e noi continueremo in questo percorso per educarli alla legalità e al rispetto delle donne e dei più deboli. Oggi per noi non so se dire che è un bel giorno o un triste giorno, perché abbiamo installato una panchina rossa che è simbolo del femminicidio, cioè della violenza sulle donne. Ci auguriamo che panchine non se ne debbano più installare in maniera tale che diciamo non ci siano più fenomeni di violenza sulle donne. Noi facciamo di tutto perché i diritti delle donne siano rispettati, ma deve essere anche la donna a fare rispettare i suoi e ci deve essere comunque una normativa, una legge che le tuteli, perché anche quando sono fanno denuncia, poi abbiamo visto che dopo vengono comunque uccise, quindi vuol dire che le precauzioni devono essere incrementate. Io sono la delegata alle pari opportunità a Torre del Greco e oggi qui insieme ad altre delegate alle pari opportunità di altri comuni che ultimamente diciamo abbiamo fatto anche una conferenza per essere tutte in rete tra di noi unite in queste situazioni molto spiacevoli, siamo qui proprio perché vogliamo dimostrare la nostra solidarietà a questo evento che finché tutto ciò non avvenga più, ma soprattutto essere unite e comprendere
compatte, proprio perché questa giornata così particolare possa sensibilizzare ancora di più i ragazzi nelle scuole. Comune Rete ha questa finalità, lo scopo è quello di condividere, manifestazioni come queste di sensibilizzazione sociale, per fare in modo che il cittadino si senta parte integrante di quelle che possono essere azioni mirate alla cultura, alla sensibilizzazione dei giovani, soprattutto come abbiamo visto oggi qui. Le scuole erano presenti e, come ho già detto in altre occasioni, la prima cosa è fare rete tra scuola, istituzione e famiglia per fare in modo che la cultura prenda il sopravvento su quelle che sono purtroppo le brutture della vita sociale, della vita comune. Grazie.